E faccio un gol. No! Grande! No! Che fortuna! Ciao! Belli tutti! Ragazzi! Io sono Cringe TV e oggi siamo con Volta Football. Ci troviamo ancora a Dubai. L'ultima volta abbiamo vinto il torneo milionario di Dubai e oggi vediamo che cosa ci aspetta in questa avventura calcistica. Ultima partita contro i campioni del mondo di calcio. Iniziamo! Ora che siamo pronti! Allora, adesso voglio vedere chi c'è come icona. 5 contro 5, ah, i nostri avversari, ah, c'è Kakà, Henry e gli altri non li conosco. Ragazzi, se identificate i nostri avversari, scrivete i nomi dei nostri avversari nei commenti. No. Cri, ci siamo dimenticati di metterci le divise. Sì. Oh, palo! No! Dai con Lia, Cri Cri, vai, tiro vicino alla porta, Lia! Dai! Zidane! Zidane! Kakà! Kakà, sì, quello di San Paolo. Ops! Questo chi è? Lampard! E siamo 2-0 per le icone del calcio mondiale. Ma Cri, sei un po' fuori allenamento? Forse un po' troppo. Lia, centrocampo per Cri! Ma tira, Cri, cosa fai? Attento! Non pensavo che me la passava subito a Cri Cri, io pensavo che me la... io volevo passarla a quella con la maglia nera, come si chiama? T-Bex. Bex, vai Cri, sei solo, dai, scartalo e tira! E vai! Ma cosa fai? Allora, okay. Mi mettono ansia. Perché sono troppo forti questi. No! Beckham! Ma perché Beckham ha un'altra divisa? Non lo so, si sarà cambiato, prima si era sporcato. Ok, bello il volo, no! Bello. Kakà. Ok, dai, The Bex. Vai su vicino e tira. Da vicino, vai. No! Dai, perché la passa? Attenzione che se crossa al centro siamo fregati. Palo, meno male. Che battuta. Dai, Cri, sei solo. Bene, e tira. Ma cosa aspetti, Christian? Ti aspetti troppo, temporeggi. Cerca, appena vedi la porta, tira. Mamma mia. Ma bisogna schivare il no. Tu tira appena vedi la porta, appena il tiro libero. Ah, ok. Cri, vai avanti e tira adesso, tira! Ha tirato! Sì, finalmente, Christian! Mi sono dimenticato quasi tutti i tasti, tranne la X. In effetti è un bel po' che non giochiamo a Volta Football. Attenzione. No! Ai, palo! Beh, un po' la fortuna ci sta assistendo. Vai, Cri! Tira! No, tira! Vai! No! Attenzione! No! Il primo tempo si conclude sul 3-1 per la squadra dei campioni del mondo. Comunque, bisogna sempre accettare le sconfitte. Oh! Ah già, che tu devi segnare di me adesso! Devi segnare dall'altra parte, Cri! Vai! Presto! Tira! No, non era tira, perché sennò poi la bloccava. Ok, Beckham, è uno dei più forti! Ok! Cri, ok! Non la sbagliare! Sì! Ok, forse c'è la remontata! La squadra dei piccoli ninja accorcia le distanze e ora la remontata è possibile! Vai, Cri! Bene! Vai! Sì! No! Non ci credo proprio all'ultimo. Io mi chiedo, ma se perdiamo che cosa succede? Infatti non ho mai perso. Vedi che trovo molta difficoltà. Ecco, sì, trovo molto difficoltà. E se fanno il doppio? Sì! Ok, se faccio ancora un gol ce l'ho in mano. Ah, se faccio un gol succede che c'ho la vittoria in pugno. Se fanno gol, okay. Niente, un pareggio. Ragazzi, attenzione. Se faccio un gol... No! Grande! No! Che fortuna! Manca poco? Mancano un minuto. È ancora un... Può cambiare tutto in un minuto. Ok, va bene, grazie. Ma poi che succede se pareggiamo? Non lo so. Forse c'è i supplementari. 30 secondi. Devo far gol, se no 30 perso. Secondi, devi farlo tu. Dai, fai il gol della vittoria. Il gol decisivo. Comunque li vedo affaticati. Il colpo di grazia si dice all'Italia, mi sembra. Sì. Quanti? 10 secondi. 10, 9, 8.
7, 6, 5. Dai, fai l'ultimo secondo gol. Dai, fai l'ultimo secondo gol. Tenta il tutto per tutto. Dai, tira da lì. Sì! A 0 secondi! A 0 secondi! No, questa io me la voglio rivedere la replay. No, io me la vado a rivedere come replay. Pum! 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 A 0 secondi poi. Pum! Nell'angolino alto destro. Spettacolare. Che sarebbe il secondo palo, il secondo palo. Se a destra il secondo palo e se a sinistra il primo palo. Mincica, 0 secondi. 0 secondi. Chi è questo? Stella reclutata. Stella reclutata. Ah, questo qui. Ah, questo è uno della squadra avversaria che viene alla tua squadra. Questo era il portiere. Il porto questo. Perché se ne sono andati tutti, sono solo io? Sembra una cosa horror. E poi arriva qualcuno da dietro. Ma che fai da solo nel campo? Non lo so. Ehi! Ecco! Lo sta che stai facendo? Oh, io... sto solo... non lo so. Nah, lo capisco. Sai che non finisce qui, vero? Tutti ti conoscono ora. Puoi giocare ovunque tu voglia. Su, vai. Sono lì soltanto per te. Grazie. Sei diventato famoso. Posso giocare qui anche a casa mia. Ok. E adesso? Sembra una cosa horror. All'inizio sembra una cosa horror. Ma Dubai è a Dubai, vero? Sì. Dubai è un paese. È una città, in Arabia Saudita. Adesso stiamo volando per dove? Dubai è stata una boccata d'aria fresca per me. Tutta quella gente riunita dalla passione comune per il calcio. Volevo solo ringraziarti di nuovo per l'indimenticabile spettacolo. Questo è solo l'inizio per te e la squadra. C'è un intero mondo di volta là fuori. Quindi puoi fare quello che vuoi adesso. Vai ed esplora. Raggiungi nuovi obiettivi. Fatti una reputazione. Noi ti seguiremo. Non è che abbiamo già finito. Ma è finita qui la storia, magari? Cosa c'è? Adesso ti dico le parole chiave. Ah, questo è caca. Ormai sei diventato famoso e puoi andare dove vuoi a giocare. Sì. Ed è la prima frase chiave. Poi la seconda, quella al telefono, se hai ascoltato bene, che c'è ovunque dove tu io vado, però dice tu vai, noi... saremo lì, noi ti seguiremo. Ti seguiremo e devi farti una reputazione. Allora proviamo ad andare in una di queste tre città. L'abbiamo fatte tutte, possiamo andare dove vogliamo. Ed è finita qui la storia. Non so, ma in FIFA 20 la storia era molto più lunga. Battaglie speciali che cos'è? Ottieni punti battaglia, sblocca i traguardi, recluta le stelle. Facciamo questo? Abbiamo finito, proprio finita qui. Ah, se tu giochi questa battaglia... quel giocatore entra nella tua squadra. Gioca. Battaglie speciali, proviamo solo a iniziare una battaglia, vediamo com'è per curiosità. Ah sì! Ragazzi, sembra che la storia di Volta Football sia finita e adesso ci sono solo più da scegliere delle partite in giro per il mondo. Sì, perché ormai siamo diventati famosi. Ah, adesso puoi giocare con chi vuoi e andare avanti e rafforzare la tua squadra. Puoi andare, nel senso che puoi andare dove vuoi, adesso dove siamo, non lo so. La storia di Svolta Football è finita qui. E spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Ciao ciao, cliccare TV e ciao!